Benvenuti telespettatori di Video Calabria, vi parlo dalla palestra dell'Istituto Alberghiero di Cariati, in cui avremo le fasi regionali per la qualificazione ai campionati assoluti italiani di box. Questa sera avremo 8 combattimenti, 4 che riguardano appunto la qualificazione ai campionati e 4 combattimenti interregionali che vedono affrontarsi pugili calabresi e pugliesi. Avremo combattimenti elite e riguardano quindi pugili che affrontano match da tre riprese, 3 minuti ogni ripresa. Gentili telespettatori, il primo combattimento vede affrontare Scarcello Libero dell'Ashanti Vibo Valencia, angolo rosso, contro Tracea Leonte del Team Cupri Taranto, quindi pugliese, e angolo blu. Questo combattimento non è un combattimento che riguarda i campionati italiani, è un semplice combattimento interregionale tra i due pugili, quindi oggi vediamo pugili pugliesi e pugili calabresi. Come già detto, questo combattimento sarà affrontato in 3 riprese da 3 minuti. Inizio prima presa. Inizia il combattimento. Vediamo uno Scarcello abbastanza agguerrito. I due pugili si studiano. Bravo Scarcello. Bravo anche Tracea a difendersi. Vediamo Scarcello ha dei problemi col caschetto, chiede un time out. Due pugili si studiano. Un bel destro di Tracea. Bravo, bravo Scarcello. Attacca molto. Un match per il momento abbastanza equilibrato. Bravo, bravo Scarcello, un bel destro. Un bel match, bello agguerrito. Vedo uno Scarcello più deciso sui colpi. Tracea soffre effettivamente la superiorità fisica di Scarcello. Un match comunque abbastanza pulito, non vedo scorrettezze. Angolo rosso Scarcello, vedo che chiude sempre con l'ultimo pugno. È un bel gancio sinistro di Scarcello, angolo rosso. Di nuovo gancio sinistro. Sempre Scarcello, angolo rosso. Tracea sta subendo i colpi di Scarcello. Comunque vedo un Tracea comunque che non molla, è sempre lì pronto ad attaccare. Un gancio destro a vuoto dell'angolo blu. I due si studiano. Il centro del ring lo tiene sempre comunque Scarcello, l'angolo rosso. Un bel gancio destro di Tracea. Bello, un bel gancio destro. Però alla fine è sempre a chiudere le combinazioni l'angolo rosso. Peccato. Un bello scambio tra i due pugili. A due mani. Finisce la prima ripresa. Beh, non mi va di espormi troppo, però questa ripresa la darei all'angolo rosso, Scarcello.
sta per iniziare la seconda ripresa tra Scarcello, angolo rosso, calabrese, e Tarcea, angolo blu, pugliese. Parte in quarta Scarcello, belle combinazioni. Tarcea comunque si difende bene. I due aspettano il momento giusto. Bel destro di Tarcea. L'arbitro richiama perché bisogna colpire con la parte del pugno, non bisogna colpire con la mano aperta, ma con le nocche. Peccato, Tarcea aveva portato un bel destro, se fosse andato a segno. Uno scambio a due mani, i due poi si abbracciano. Comincia a sentirsi la stanchezza dei due poggi, però sono sempre lì, scambi a due mani. I due alla fine arrivano corpo a corpo, segno di stanchezza i due pugni. Si salutano. Tarcea dovrebbe attaccare un po' di più. Credo che il match per il momento sia di Scarcello. Belle combinazioni a due mani di Scarcello, ma Tarcea alla fine riesce sempre a difendersi. Complimenti Scarcello, anche se Tarcea si è difeso bene. Ora lo prende col sinistro, col jab dritto, Tarcea Scarcello. Schiva bene Scarcello e rientra con lui. Preso con due destri a Scarcello, tre destri. Complimenti a Scarcello. Tarcea sta accusando diversi colpi. Mantiene sempre il centro del ring Scarcello. Anche questo è un punto a favore. Finisce la seconda ripresa. Come appena detto allo speaker, inizia l'ultima ripresa, la terza. Tarcea, che non saluta l'avversario, inizia subito all'attacco. Giustamente vuole rifarsi. All'angolo gli avranno consigliato di attaccare per vincere il match. Scarcello una bella guardia, una bella postura. Pugile calabrese mantiene il centro ring. Tarcea dovrebbe attaccare di più per vincere il match, ma colpi lunghi di Scarcello. Un bel destro. Tarcea dovrebbe attaccare. Certo, non è facile. I due ancora, sarà per la stanchezza, ancora sono in fase di studio. Cercano un momento giusto per attaccare. Una bella combinazione.
un bel destro di Tarcea, dovrebbe continuare così, accentrato in pieno Scarcello. Ora prova con un montante sinistro. I due ancora si studiano, dovrebbero, almeno Tarcea dovrebbe attaccare. Scarcello penso sappia che più o meno il combattimento è dalla sua parte. Anticipa Tarcea, e ora Scarcello però riesce a centrare Tarcea. Sinistro e destro di Scarcello, bello. Tarcea subisce sulle braccia. Prova con un gancio sinistro Tarcea. Dovrebbe fare di più. Un bello scambio tra i due. Scarcello alla fine ottiene sempre l'ultimo colpo. Gli ultimi 10 secondi. Finisce il combattimento. Un bel gesto sportivo, due si abbracciano. Non mi va di sbilanciarmi troppo, ma credo che l'angolo rosso abbia vinto. Vedremo i giudici cosa diranno. Vince ai punti l'angolo rosso. E Scarcello vince. Mi sento di dire che Scarcello ha vinto tutte e tre le riprese. Comunque complimenti a Tarcea. Ora salgono sul ring. All'angolo rosso Lettieri Alfonso, pugile di casa, della pugilistica cariatese. E all'angolo blu invece Grassi Nunzio, del team Cupri, sempre Taranto, quindi pugliese. Il combattimento riguarda pugili del peso di 67 kg ed è un combattimento interregionale e non riguarda quindi i campionati italiani. Arbitra il signor Lavena. In questo momento l'arbitro sta facendo i dovuti controlli ai guantoni dei pugili, sta controllando che abbiano la conchiglia, abbiano il paladenti e che il caschetto sia posizionato correttamente. Ora fa la stessa cosa col pugile di casa Lettieri all'angolo rosso. Ricordiamo che la serata è stata organizzata appunto dalla pugilistica cariatese e tutto, diciamo, merito del maestro Fausto Ser, che è l'allenatore della pugilistica cariatese, che adesso è all'angolo di Alfonso Lettieri, angolo rosso. Sta per iniziare il combattimento. Lettieri è un buon pugile. Vediamo Grassi all'angolo blu, mancino, si muove bene. I due a due mani scambiano molto. Ottima combinazione, Lettieri cerca di affondare i colpi contro Grassi.
bel gancio destro Lettieri, angolo rosso. Peccato non è andato ancora a segno. L'arbitro richiama Lettieri perché non deve buttarsi avanti con la testa, non deve abbassare la testa. Vediamo comunque il pugile blu Grassi che si mantiene a un'ottima distanza e riesce con la sua guardia da mancino a tenere lontano l'avversario. Porta un bel jab Grassi e tiene a dovuta distanza Lettieri, che è un pugile più aggressivo. Prova con un gancio sinistro e un gancio destro, belle combinazioni di ganci da parte di Lettieri, il pugile rosso di casa, ma Grassi lo tiene a dovuta distanza. Bella combinazione di Grassi alla fine. Un round abbastanza equilibrato, non mi sento di esprimere un giudizio.